Pensavo appunto se Nietzsche fosse stato Ennio Flaiano, o se Ennio Flaiano fosse stato Nietzsche, si fossero conosciuti, o magari, che so, fossero andati a letto insieme, o magari, che so, si scopriva che Nietzsche era, poteva essersi reincarnato donna, poteva, chissà, o insomma, che si conoscessero, o magari che fossero l'uno o l'altro. Pensate che completezza. In effetti furono Flaiano abruzzese e Nietzsche tedesco, ma furono due risposte diverse a uno stesso malessere della modernità. E sì, Flaiano sicuramente, appunto, l'alieno a Roma, quindi viveva in un Abruzzo, Pescara, stessa regione, città di D'Annunzio, non lontano dall'Umbria di San Francesco, ma ciò che rimane di Flaiano è proprio la grande lentezza, proprio lo si vede, questo vitellone a Roma, in realtà marziano tra i vitelloni, e a un certo punto iniziò a essere inquietato da Fellini, ma perché Fellini era troppo simbolico, appunto, come diceva Carmelito. Cioè, Nietzsche era troppo simbolico, cioè, Fellini era troppo simbolico, assolutamente. Ecco che Ennio Flaiano viveva la sua vita in maniera assolutamente, secondo me, alla giornata, nella tranquillità, come ancora si poteva a Roma, senza lavorare, ma coi soldi. Ma perché senza lavorare? Perché scriveva i suoi aforismi, no? Cioè, non perché fosse appunto uno delle borgate o cosa, no, no, proprio lui se la viveva così, si scriveva i suoi aforismi ogni giorno e poi usciva fuori, incontrava le persone, cioè non c'era niente di assolutamente di speculativo o di rivoluzionario, di conflittuale. Sì, c'era un sarcasmo. Io lo Flaiano lo nemmeno nella mia immaginazione lo paragono e lo vedo come Socrate, cioè questa sorta di satiro, no? C'è anche un libro che si chiama Il diario pensieri di un satiro, c'è questo satiro qui, ma che non è un profondo filosofo, non è che fa sti ragionamenti, si fa la sua vita, si legge i suoi aforismi, si scrive i suoi dialoghi. Socrate addirittura pare non li scrivesse neppure, ma li dicesse solo a voce. E quindi anche in Flaiano, in un certo senso, cioè non faceva niente tutto il giorno, siccome si scriveva i suoi aforismi, sì, ma ecco, viveva proprio la giornata senza. Ahimè, noi nasciamo già nel lavoro, ecco la rabbia di Carmelito, la stessa rabbia mia e penso di altri, si nasce e già, come Kafka, non vedi tuo padre perché al lavoro. Cioè, perché al lavoro? È perché sei nato tu. E a te ti viene da dire, ma come? Allora era colpa mia, non dovevo nascere. Come Carmelito, appunto, racconta che venne proiettato in questo ammasso di corpi di nudo donnesco che lavorava il tabacco. E uno si chiede, ma che senso ha? Che senso ha nascere? Io addirittura, anch'io, come anche Carmelo Bene, avevano varie città, no, in cui si spostavano, campagna, parenti. Uno si chiede come mai si nasce là, così, dentro il lavoro proprio. Si nasce all'interno di. Sicuramente Flaiano, non so, vabbè, la sua biografia precedente, però visse poi veramente libero dalle incombenze, anche speculative, cioè non è che si metteva
a fare dei pensamenti profondi. No, era una sorta di Socrate. Ha scritto poco, ha scritto brevi aforismi, racconti, un romanzo, vabbè. Ma non è che lascia dei ciclopiche manoscritti, insomma, ha scritto veramente poco. E dall'altra parte Nietzsche, anche lui, come dire, agnostico, decostruttore, nichilista come Flaiano, ma invece lui scrisse i tomoni, cioè ci si volle proprio spaccare la testa, spaccare il capello su questa sua speculazione dell'assenza di Dio, e ci aveva ragione, cioè alla fine lo dice, ma come, Dio è buono, però ti uccide così, non è possibile, no? Vabbè, insomma, le inquietudini sono tante, però ci sono stato un modo di vederla alla Flaiano, alla Socrate, un modo alla Nietzsche, che sicuramente è da rivalutare, anche Nietzsche, sicuramente, però mi sembrano due modi, forse entrambi validi. E vabbè, ovviamente bisogna pensare anche a un flaiano legato all'Italia, che diceva appunto in Italia non si può fare niente, siamo tutti parenti e la situazione è seria ma non grave, cioè quello che si deve dire anche oggi, cioè cosa si può fare. Appunto, uno nasce come Carmelito nel lavoro poi ti dicono non c'è lavoro, c'è la crisi, dici ah, come? Io già ero triste perché mi avevano detto che ero nato e per colpa mia allora i genitori lavorano E questo dice Carmelito, cioè se non si nasce miliardari si è dannati per sempre. Uno dice ma come, se non lavori Dio ti uccide. Non penso che sia così stupido, no? Direbbe Nietzsche. E quindi, però, insomma, però si nasce lo stesso. E quindi, ecco che Carmelo Bene disse, non sono mai nato. Beh, in effetti, disse altrimenti, si è costretti al fraintendersi, al lavorio. Ecco che lui forse non voleva nemmeno fare l'artista, cioè se fosse stato per lui ha lavorato anche troppo, ma infatti appunto Flaiano scriveva i suoi aforismi, i suoi articoli sul giornale, mentre Carmelo Bene ha montato una quantità di spettacoli che per il suo sistema di pensamento forse potrebbe essere anche interpretata come una frenesia eccessiva, lavorativa in senso artistico, però comunque lavorativa, cioè artistica, e comunque per la quantità di lavori e di parodie, di anche rifacimenti dello stesso testo spettacolo che ha messo su, cioè quasi confligge col fatto che lui diceva no, bisogna, non si nasce a lavorare, ha lavorato tutta la vita. Comunque, vabbè, ovviamente i suoi erano dei togliere di scena, certo, però uno si potrebbe chiedere come mai in questo suo conflitto con la vita, col lavorio, con appunto questo, come si dice, anche dover fraintendersi nel quotidiano, si è messo a lavorare così tanto, poteva come Flaiano starsene a Roma, scriversi due aforismi quando gli capitava, pubblicare un paio di libri e salutare tutti, invece no, spettacoli di ogni tipo, pisciò sopra la delegazione dell'ambasciata, cioè delle cose che diceva, quello non era lavoro, però gli spettacoli che allestì furono sicuramente ingenti, insomma. E quindi niente, si potrebbe pensare a queste tre strade di fronte a questo logorio che è innegabile, perché come dice Carmelo, beh, si nasce, non si sa perché, già così nel lavoro, cioè tra delle corpi donneschi nel tabacco, e poi la vita, se non si nasce miliardari, deve essere costretto a questo specie di
compromesso di lavori. E uno dice, ma perché? Cioè, perché dovevo nascere allora? Per far cosa? Cioè, a quale scopo? Per produrre una funzione macchinale in un ingranaggio sociale? Beh, sembra un po' poco, quando soprattutto poi nella nostra epoca addirittura si dice che lavoro non ci sarebbe. Benissimo, cioè se non c'è ancora meglio, cioè, non so se ci intendiamo, mentre Flaiano, abbiamo capito, cioè Socrate e Nietzsche invece ci appunto scrisse dei tomoni perché volle spaccare un po' il cappello in quattro.